No, lascia stare. Giocatori, attaccanti, difensori. Sì? Chi è sta cafonata? Come ti sei vestito? È la contea. Benvenuto, questa è la quarta stagione di Vita da Videomaker. Ve l'avevamo promesso, oggi torniamo sul set Minimad per chiudere una trilogia veramente che ci ha regalato tante emozioni. E sono iniziate le riprese col drone, col casco, in completa sicurezza. Ci siamo appartati per farlo volare, dai, vediamo come va. Pilota, guarda, Maverick. Hai visto? Con il casco, il giacchetto d'aviatore. Fa troppo ridere sta cosa. In aereo. Ah, figa questa, guarda un po'. Sta, la vuoi mettere slow? No. Guarda che figa questa. Già ce l'abbiamo praticamente. E qui alle mie spalle c'è un maneggio, oggi giriamo questa prima scena in un maneggio e voi vi starete chiedendo ma che c'entra, perché i cavalli? Oggi veramente ci divertiamo, ora capirete perché. In questa scena ci sarò anch'io, mi sono cambiato mettendomi i mitici pantaloncini, come vedete mi mettono sempre in mezzo. Sarà divertente anche perché non c'è il pallone, di fatto stiamo simulando una scena di calcetto senza realmente avere un campo di calcetto e un pallone a disposizione, anzi siamo appunto in un centro ippico, come vi dicevo. Chi è sta cafonata? Come ti sei vestito? È la contea. Questo ciuffetto, bello. Ce ne sono. Molto cari capelli d'oro. No, scusami. Mi dicono che anche Ale, giustamente, ha il suo. Mica me lo posso far sfuggire così. T'ho beccato, Pensavi di sfuggire col costumino. Esquisitezza. Sembri un po' un infante in realtà con questa. Un po' un fagiano. Questa camicetta. I pantaloni già l'hai messi, quindi? Eh sì, vedi. Sono questi, sono un po' retro. Loro. Carini. Anche tu ormai 30 con orgoglio, devo dire. 32? Andati. Li fai valere, li fai. Andati, purtroppo. Siamo sempre più vicini a capire il perché siamo qui, in questo posto dove ci sono i cavalli. E soprattutto, che cosa c'entra Alessandro con i cavalli? Nulla. Ci sei mai andato a cavallo tu? Due volte. Due. Lo sta facendo, signori, lo sta facendo. Restate calmi. Giocatori, attaccanti, difensori. Mitomani che non la passano mai, accollati dell'ultima ora, fallosi maldestri, amici miei. Pippe al sugo. Aspettavamo con ansia il giorno in cui le istituzioni ci concedessero una cognata riapertura. Bravo Ale, te buona la prima, Complimenti. Ragazzi, nella scena sopra un cavallo. Esatto, nella scena più complicata hai dato il meglio, bravo. Ve la rifaccio. Ancora meglio. Restate calmi. Giocatori, attaccanti, difensori, Pippe al sugo! Ed è questo il giorno! Quest'oggi torniamo a giocare. E se c'è qualcosa di caro su questa bella terra, io vi invito ad andarvi a cambiare adesso, uomini dell'Ovest! Rotolerete in campo e dopo 5 minuti implorerete pietà! Traditore! Yeah! Traditore! Yeah! No! Lascia stare! Ci piscerà l'ultimo come sempre, non vuole farci giocare! Lascialo! Ti serve! Abitudine alla mascherina, ma la sto mettendo sul naso. Ma
Momento Sinossi. Di che parlerà questo video? Allora, come si può ben vedere, parlerà di Terra di Mezzo, di Hobbit. Quindi, Tu mi insegni è il seguito, la chiusura della trilogia del calcetto. Io ve l'avevo detto che era un giorno speciale, oggi sarebbe stata la chiusura di un cerchio. Quindi riaprono i campi di calcio, di calcetto, i centri sportivi e i nostri eroi corrono di nuovo finalmente a giocare. Non mancheranno ovviamente i colpi di scena. E i personaggi pazzeschi, tipo lui, Gandalf, oggi abbiamo... Bellissimo. Cioè questa qui è la musica fatta allora, loro sono in Omana. E stamattina ho detto: senti, ce l'hai una cosa tipo Hobbit? Me l'hanno composta. È già pronta. Cioè, bellissimo. L'hanno fatta in 3 ore. La colonna sonora dell'Hobbit? Peter Jackson, no. No, no. Non è lui? Sicuro? No, sono in Omana. Sì. Chiamo Massimo Decimo Merito. Ma questo è il creatore, però dove sta? No. Me vado, metti... Questo capello mi viene sempre in mente Gabriele. Gabriele! 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 Eccomi signore, dica. Gabriele? Gabriele. Tra l'altro ragazzi, avete visto che magliette pazzesche? Che il video sia con noi. Queste sono fresche fresche di stampa. Se ti piacciono queste magliette a tema cinema, le trovi qui nel link, qui nelle schede e in descrizione trovi il link per dargli uno sguardo. Intanto darmi un feedback se ti piacciono le grafiche e poi se le vuoi anche acquistare potrai anche farlo. E anche questo è un modo per supportare Vita da Videomaker. Vediamo un po' a che punto sono arrivati con la scena, va? Ho detto che è buio, è tanto buio, lo posso vedere con i miei occhi da sveglio, ok. Ho preso della legna, padron Claudio, e laggiù ho avvistato una fantastica famiglia di pioppini. Devono essere deliziosi. Basta, Sandro, non ti manca. Certo che mi manca, padron Claudio, come l'aria. Ve lo ricordate quel fantastico e nauseabondo odore di piedi nello spogliatoio misto a quella straordinaria fragranza di pino silvestre di chi stava facendo la doccia? Ragazzi, questo era l'ultimo episodio di questa trilogia pazzesca che trovate in descrizione. Già c'è stato un po' uno spoiler con la sinossi da parte di Claudio, però va bene, trovate in descrizione il video per andarlo a vedere. La curiosità è tanta, lo so, e soprattutto Ste, mo vediamo quale sarà il tuo prossimo ruolo nei Minimad, capiremo. Sono un po' triste proprio perché finisce qua la trilogia, però chissà, forse potrebbero esserci delle rivelazioni. Vedremo cosa ci proporrà Minimad in futuro. Ragazzi, è stato un piacere, veramente una trilogia che mi ha emozionato tanto, soprattutto per gli appassionati del Signore degli Anelli, so che hanno apprezzato tutte le varie citazioni. Io scappo che c'ho una serata stile cugini di campagna. Onesto, sei... mi piace. Ragazzi, che il video sia con noi e alla prossima. Vedi chi è tornato? Chi è tornato? Che gradito ritorno. Ah, vedi. Ed è subito villa con cibo. Vita da Videomaker. Abbiamo anche una nuova comparsa. Però il bello deve ancora venire, che io so già quale sarà il suo ruolo. Non posso chiudere senza di te. Quindi approfitterò di questa cosa e chiuderò con te. Oh, che bello. Tu sei un mito, sei arrivato fino alla fine di questo video e probabilmente ti sei già iscritto al canale. Ma se non l'hai ancora fatto, sappi che puoi cliccare qui e rimediare e vedere nuovi video che magari non hai ancora visto. Io ti consiglio questi e soprattutto che il video sia con noi. Alla prossima!